La nona legislatura del Parlamento europeo è cominciata. Il 2 luglio alle ore 10, i 748 eurodeputati che abbiamo eletto il 26 maggio si sono seduti nell'emiciclo, qui alle mie spalle. Tre seggi sono rimasti vuoti di tre spagnoli che il paese non ha riconosciuto perché hanno problemi con la giustizia. C'è stato un ricambio del 61% degli eurodeputati, un rinnovamento così massiccio non si era visto mai. Non si erano mai viste nemmeno tante donne così in Parlamento. Il 40% dei rappresentanti eletti sono donne. Nella passata legislatura erano il 36,6%. Il gruppo politico più rosa è il gruppo dei Verdi, che ne ha il 52,7%. I gruppi meno rosa sono i Popolari e i Conservatori, che ne ha il 32,25%. Quanto ai paesi, la parità di genere è stata rispettata dall'Austria, dalla Francia, dal Lussemburgo, dalla Lettonia e da altri. Addirittura in Finlandia c'è un capovolgimento e le donne sono il 54%. I paesi meno rosa sono in assoluto Cipro, che su 6 deputati ha mandato 6 uomini, e la Slovacchia, con 2 donne sui 13 rappresentanti. L'eurodeputato più giovane è una danese. Kira Marie Peter Hansen ha 21 anni, è una studentessa di economia e commercio a Copenaghen che ha deciso di interrompere gli studi per portare avanti la sua carriera politica qui a Strasburgo. Il più anziano è l'italiano Silvio Berlusconi, classe 1936. Nell'emiciclo c'è una varietà ricca, interessante, affascinante di volti, di storie, di provenienze. C'è ad esempio Leopoldo López Gil, rappresentante della Spagna, ma ha radici a Caracas, in Venezuela, ed è padre di un dissidente venezuelano. Poi c'è Magid Magid, che arriva dall'Inghilterra. Lui è un nero musulmano rifugiato ed è stato eletto nelle file dei Verdi. E proprio lui, durante la campagna elettorale, aveva detto: "È l'immigrazione che ci rende grandi". Una figura interessante è Kızılyurok, è un turco cipriota. Era dal 1963 che un cipriota di origini turche non assumeva una carica elettiva nella parte meridionale dell'isola legata alla Grecia. In emiciclo sono seduti anche alcuni disabili fisici, come Stelios Kimpouropoulos, è un greco, ha 34 anni ed è uno psichiatra e non riesce a muovere i suoi arti. Ci sono non udenti, ci sono altre disabilità fisiche presenti che trovano qui spazio. Ci sono poi minoranze etniche, come la Rom ungherese, Lidia Jerkova, che è stata rieletta anche come vicepresidente del Parlamento. In questi giorni di inizio legislatura è anche interessante vedere le curiosità, a volte estetiche. Girava con il suo kilt scozzese in questi giorni Alan Smith, mentre invece Nico Semsrott è un giovane eurodeputato tedesco che fa il comico e gira sempre con la sua felpa, con il cappuccio, che non tira mai giù, nemmeno in emiciclo. A non togliersi il cappello in emiciclo è anche Majid. Hanno preso posto in emiciclo anche gli eurodeputati britannici pro-Brexit, che il 31 ottobre dovrebbero poi lasciare il posto ad altri. Hanno già fatto parlare di sé perché durante la performance dell'inno, in apertura di lavori, hanno voltato le spalle, ma questo era già successo nel 2014. Primo atto ufficiale del nuovo Parlamento è stata l'elezione del presidente. È stato scelto David Maria Sassoli, ancora un italiano, questa volta però un socialdemocratico. È la prima dimostrazione che gli europeisti hanno ancora una indiscussa maggioranza qui in Parlamento, contrariamente alle attese e ai timori preelettorali. Sono stati eletti anche i 14 vicepresidenti del Parlamento, sono state definite le composizioni numeriche, i nomi dei membri delle 20 commissioni parlamentari e quindi si rimette in movimento questa straordinaria macchina democratica che però ha bisogno di alcuni aggiustamenti.